Allora, sono con Adolfo Lippi, via Regino Doc, grande storico, giornalista, scrittore, regista televisivo con la Rai, che sa tutto di Viareggio, di ogni angolo, la storia, e non potevamo non parlare della Torre Matilde che abbiamo qui proprio alle nostre spalle, vero? Beh, la Torre Matilde è il simbolo della Viareggio che nasce, perché prima c'era una torre di avvistamento nella zona là dove era la Salova, Montramito, poi i lucchesi trasferirono qui, diciamo, il presidio militare, perché c'erano molte incursioni di pirati saraceni a quei tempi. Allora, a difesa del primo porticciolo commerciale, fecero questa torre, che poi divenne un carcere. Fu messo in prigione un certo Arnolfini, un borghese di Lucca, che fece un delitto passionale e lo misero 12 anni qui a Paneacqua. Pensa un po', ma Matilde è sinonimo di Matilde di Canossa o non ha niente a che fare? No, Matilde non c'entra nulla, perché Matilde di Canossa è molto prima, è roba del Medioevo, ma si è sempre stata chiamata la Torre Matilde. Okay. Poi Viareggio nasce qui all'inizio di Viareggia. Tu sai che la Viareggia è l'inizio della Viareggio, quando i lucchesi, le famiglie venivano qui durante la Quaresima a giocare, perché a Lucca non si poteva giocare in Quaresima e a ballare. E si veniva a Viareggio. E si veniva a Viareggio, in a sollazzarci. A sollazzarci, e misero i primi palazzi sulla Viareggio. Tra l'altro c'è una pinetina qui davanti a noi, dove tutti gli anni si svolge la festa del ciottorino. Che cos'è il ciottorino? Il ciottorino sono dei piccoli oggetti di creta, dove ci cucinavano i minestroni, i pesci. Beh sì. Senti, allora parliamo un po' dei viareggini importanti. Importanti che si sono distinti nelle loro discipline. Iniziamo dalla storia. Dai, allora, le regine importanti, indubbiamente il primo, uno dei primi è Lorenzo Viani, che abitava qui proprio accanto alla Torre Matilde, si chiamava Il Casone, dove ci dormivano tutti gli anarchici, gli sbandati, le prostitute di quell'epoca lì. Ricordiamolo, pittore, scrittore, poeta. Lorenzo Viani, poeta, scrittore, pittore, famoso. Non si può non parlare di Viareggio se non si cita Lorenzo Viani. Poi? Oh, poi indubbiamente Moses Levi, altro, però Moses Levi è il pittore della Viareggio balneare, della Viareggio estiva, della Viareggio delle grandi rotonde sul mare. Qualche altro nome? Qualche altro nome, diciamo, veniamo a Mario Tobino, diciamo a Silvio Micheli, che ha scritto questi grandi libri sull'artiglio. Ecco, hai detto Tobino, allora vorrei, guarda, spostandoci leggermente qua, vorrei che la regia inquadrasse questo scorcio del porto, che potremmo definire Al di là del molo, visto che il romanzo di Tobino poi è diventato anche film. Cioè, tu devi sapere che qui nasce il porto di Viareggio, che Maria Luisa di Borbone potenziò il porto di Viareggio, si fece costruire anche una barca, si chiamava il Bargio Reale, dove lei andava con questa, una barca molto bella, sembrava il Bucintoro di Venezia, e mise su tutto un equipaggio gallonato e andavano sul mare. Poi lei quando morì a Roma, la riportarono con questo barco qui e fecero il funerale qui nella Darsena. Bene, e volevo anche ricordare che tra i tanti personaggi qualcuno dirà: ma come, non parlate di Giacomo Puccini? Puccini. Ma Puccini, ecco, è bene precisare, Puccini non nacque a Viareggio, anche se visse per lungo tempo. Sì, no, siccome i lucchesi rivendicano ovviamente i Natali. Nasce e vive a Lucca all'inizio, tutta la sua prima vita, poi a Milano, però lui amava appassionatamente Torre del Lago. Lui anche quando era a Parigi scriveva: voglio andare e tornare a Torre del Lago, ma la sua vetrina dove lui faceva le conquiste d'amore era la passeggiata di Viareggio, era il libro. Poi, i contemporanei, cominciamo con i contemporanei. Allora, una su tutti è la Sandrelli, l'attrice. Ragazzi, la Sandrelli, certo, parliamone, è stata la prima grande bellezza del dopoguerra, dopo Delia Scala, però prima venne Delia Scala, che non anche era di se Viareggio, non anche era se Viareggio. Sposò un viareggino. Sposò un viareggino, poi vennero le sorelle Milo, che avevano, gestivano il Kurzal. La Stefania nasce negli anni 60 con l'arrivo alla moda delle ninfette, no? Secondo te chi è che l'ha scoperta effettivamente? Beh, lui l'ha scoperta Raffa del Marco Polo, della capannina del Marco Polo. Lì lei poi conobbe Gino Paoli e ebbe questo grande amore. Poi, non possiamo non parlare di un grande regista. Mario Monicelli. Mario Monicelli anche lui non era di Viareggio, ma stava sempre a Viareggio, perché il padre era stato cacciato dai fascisti dal giornale in Emilia e venne a vivere a Viareggio, ha studiato al liceo di Viareggio. Allora, noi certo non possiamo ricordare tutti i viareggini doc che si sono distinti nelle varie discipline, però Marcello Lippi, che è stato campione del mondo, commissario tecnico in ordine di temporale dell'ultimo titolo conquistato a livello mondiale del calcio, mi sembrava doveroso. È l'ultima grande gloria di Viareggio, tuttora viene, no,
sempre qui per le... quando non è a Pechino è qua. Allora, dalla Torre di Matilde, che è un po' l'emblema storico di Viareggio, io ringrazio Adolfo Lippi perché è stato il nostro Virgilio in questo viaggio meraviglioso, e andiamo a questo punto a fare la conoscenza dei protagonisti della puntata di oggi, quindi il nostro percorso continua. Grazie. Grazie a te, ciao. Sono con Lorenzo Satti, presidente del consorzio di tutela del Faro della Cafagnana IGP, che ci parlerà anche della versatilità di questo prodotto, perché non si fa solamente il tipico minestra garfagnina che è a base di fagiolo rosso scritto, insomma, va bene, o giallorino insieme al farro, ma fate anche altri prodotti. Ce ne vuoi elencare qualcuno? Sì, il farro proprio come prodotto è, si può abbinare in tante maniere, oltre poi ai vari piatti di farro, e quindi insalate di farro, zuppe di farro. Noi lo trasformiamo il farro in farina, abbiamo un vecchio mulino a pietra, facciamo la farina e da qui trasformiamo questo prodotto in pasta, sia in tagliatelle, maccheroni, tagliolini, poi in biscotti, poi si può fare il pane, si può fare la farina anche utilizzando la farina per farci la pizza, e poi facciamo anche la birra di farro. Tantissimi prodotti dal farro, chi l'avrebbe mai immaginato? Ecco, vogliamo però ricordare che invece la zuppa di farro è un po' un classico garfagnino. Sì, la zuppa di farro, diciamo, è il piatto principe. gli ingredienti. Si fa un soffritto con fagioli, con un pochino di codica di maiale, un pochino di lardo, si fa un soffritto come si fa una zuppa normale, poi mettiamo le patate, mettiamo fagioli, un po' di verdure, quindi un po' di sedano, un po' di carote, facciamo tutto cuocere, appena il brodo è pronto aggiungiamo due fagioli, sia o passati o semi passati, dipende come vogliamo la consistenza, e poi ci facciamo cuocere il farro. Speriamo che qualcuno riesca a farlo a casa. Grazie a Lorenzo e viva il farro della Garfagnana IGP. Eccoci qua, stiamo per parlarvi di un prodotto meraviglioso legato alla Garfagnana da sempre. Con me ho Irene Arquin, che è bene ricordare, giornalista del Tirreno e tra l'altro assaggiatrice della puntata di oggi. E poi abbiamo Luca Satti, che è il non produttore, ma diciamo commercializzatore, un termine un po' difficilotto anche a dire, di questo prodotto meraviglioso della Garfagnana, che è la trota. Trota l'idea. Benissimo. Allora, intanto Luca Landi, che poi raggiungeremo in cucina, realizzerà un piatto che ha per titolo... Il trancio di trota con il fagiolo schiaccione della Garfagnana e il cavolo nero, tre prodotti tipicamente toscani. Quanto è importante la trota nell'economia della Garfagnana? È molto importante, sia nell'economia che nella cultura, perché la trota, noi non lo sappiamo, ma la trota in Garfagnana esiste da moltissimo tempo, addirittura pare che i medici se la facessero importare da là per le loro cucine. Oggi è una realtà economica in estrema, in grande crescita. Se vogliamo dare qualche nome, si concretizza nell'allevamento e anche nella trasformazione, loro sono molto bravi in questo, della trota eridea e della trota fario. Benissimo, allora raccontiamo un po' la storia di questa trota. Intanto la trota eridea non è proprio garfagnina, ma l'ambiente meraviglioso che la ospita è eccezionale, perché avete anche una certificazione europea di cui dovete andare fieri. Qual è? Esatto, la certificazione europea è per un discorso delle acque, la limpidezza e la purezza delle acque. Ecco, che cosa mangia questa trota? Sono tutti mangimi certificati, anche questi a norma proprio della comunità europea, quindi ecco, voi certificati. Voi commercializzate, e qual è il nome della vostra azienda? Garfagnana Trote. Benissimo, ma voi vi rifate chiaramente a degli allevamenti che sono situati nel territorio. Ci fai qualche nome di comune nel quale ci sono gli allevamenti? Ovviamente siamo nel cerchio, sì, come fiume. Esatto, Villa Collemandina, Camporgiano, Pieve Fosciana il Sillico, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, diciamo sono i più importanti, come quello di Sillano. Senti Luca, qual è la caratteristica, chiamiamola organolettica, delle carni della trota? Già da qualche anno per fortuna è molto dietetica, quindi anche molti dietologi la danno appunto per i bambini, per gli anziani, quindi diciamo è una carne non grassa, e i grassi che c'ha sono tutti grassi, diciamo, buoni, via. Irene, secondo te è estremamente versatile nella preparazione la trota iridea?
estremamente versatile, perché può essere utilizzata sia come antipasto che come primo, ad esempio un risotto con una bella mantecatura e la trota anche affumicata, perché ci sono realtà che la trasformano affumicandola. Ovviamente mangiata così da sola è molto povera. Facciamo ad esempio un paragone con il salmone, che è estremamente diffuso sul mercato. È molto povera di grassi, ricca di omega 3, e poi diciamolo, è nostra, è toscana. E cresce in un ambiente sano. E questo è un valore aggiunto. Senti, parliamo a questo punto di dove la troviamo, come si acquista la trota iridea della Garfagnana. Noi la commercializziamo con la grande distribuzione, Coop Firenze, Conad, Coop Tirreno, quindi la possiamo trovare diciamo da tante via in questi supermercati. E poi per fortuna in tanti ristoranti, da adesso sta prendendo diciamo sempre di più il largo anche nella ristorazione. Grazie Luca, grazie Irene. Allora io vado a raggiungere Luca Landi per poter cucinare questa trota iridea vanto della Garfagnana. Siamo all'interno del Plaza de Russie, proprio qui in passeggiata davanti al Margherita, con Salvatore Madonna, titolare di questo bellissimo luogo. Intanto, che cosa è cambiato da giugno in qua? Perché ricordiamo che avete fatto delle trasformazioni sostanziali. Direi proprio di sì, Claudio. Diciamo i cambiamenti maggiori sono relativi alle stelle. Passiamo da 4 a 5 stelle. Abbiamo diminuito il numero delle camere da 55 a 44 per andare incontro a esigenze di una clientela sicuramente più importante, legata a un giro di viaggiatori e di turisti che abbiamo già intercettato presso la nostra struttura a Forte dei Marmi. E quindi abbiamo cambiato in sostanza le camere, rendendone minori come numero ma maggiori come dimensioni, come grandezza e come opportunità proprio da offrire ai nostri clienti, con l'aggiunta di due penthouse all'ultimo piano, quindi due camere molto importanti con una terrazza dedicata in relazione anche agli ospiti che abbiamo qui a Viareggio legati alla nautica, quindi imprenditori di un certa importanza. Poi io che ti conosco, Salvatore, hai sempre tenuto di conto quello che l'aspetto enogastronomico e ti affidi anche quest'anno ad un grande personaggio che è Luca Landi. Assolutamente sì, è un punto di forza. Uno dei cambiamenti più grandi che abbiamo fatto, oltre a quelli che ti dicevo prima, è stato portare il ristorante dall'ultimo piano al piano terra. Questo per un motivo principale, per cercare di abbattere quelle barriere che specialmente nel pubblico italiano ci sono. È un po' restivo entrare dentro una struttura che ospita una struttura alberghiera che ospita un ristorante, quindi portandolo qui giù lo avviciniamo al pubblico. C'è un'entrata dedicata dal Viale a Mare, ci sono questi bellissimi affacci sul Viale a Mare, e quindi pensiamo e ci auguriamo che questo sia di maggior aiuto nel farci conoscere e vedere dalla clientela. Condivido questa scelta, è una scelta vincente. Bene, grazie, bene. Salvatore, ora non mi resta che prendere Luca Landi e andare a fare la sua conoscenza in cucina. Vai, andiamo. Ed eccoci qua, siamo con Luca Landi all'interno della cucina del ristorante Lunasia presso l'hotel Plaza de Russie qui di Viareggio, e andiamo a preparare quella famosa trota Fario, tipica della Garfagnana, quindi della tua terra, vero? Sì. Diciamo, un ingrediente che negli anni è stato un po' dimenticato e per fortuna sempre di più è entrato nella gastronomia e nel cuore di noi professionisti e dei ristoratori. Le acque del cerchio, della lima, estremamente limpide, tra l'altro certificate a livello europeo per essere acque assolutamente incontaminate, nelle quali, se posso permettermi, va assaggiato per capire di cosa si sta parlando, perché siamo abituati a mangiare delle trote grasse, delle trote che in bocca hanno dei retrogusti. Questo invece è un pesce sano, è un pesce magro. Magro, ben importante. L'abbiamo anche detto, diciamo, con l'apporto di colui che lo commercializza. Luca è stato molto bravo. Allora,
Diciamo subito quali sono gli ingredienti che utilizzerai per realizzare questo piatto. La trota è giusta arrostita, accompagnata con un ragù di cavolo nero e limone e una crema di fagioli schiaccioni di pietrasanta. Con cosa partiamo? Allora, innanzitutto partiamo con il ragù di cavolo nero. Bene. Ho messo a scaldare il pentolino, un goccino d'olio. Olio extravergine d'oliva della zona di Gragnano, siamo però non in Campania bensì nel comune di Capannori. Vai! Facciamo un po' d'aglio, lo facciamo insaporire. Aglio in camicia. E facciamo sfrigolare. Ecco, hai preso dei tocchetti. La polpa, diciamo, discarto della coda, la parte della pancia. Utilizzando anche la pelle, però, no? Spellata. Dopo sì, perché la arrostiamo. Ok, benissimo. La facciamo andare in un pentolino e la facciamo sfrigolare fino a che non si... Quando si viene qui al ristorante Lunasia a mangiare dal nostro Luca Landi, troverete dei piatti meramente creativi. Lui innanzitutto è da sempre un fautore dei prodotti del territorio, quindi sposa la causa di Vetrina Toscana da sempre. Ma la caratteristica fondamentale di Luca è che riesce con la sua creatività a trasformare dei prodotti del nostro territorio con una fantasia che li rendono letteralmente unici. Ecco, vorrei precisarlo. Vi ho incuriosito? Spero di sì. Detto questo andiamo avanti. In realtà, no, oltre alla fantasia, quello che cerchiamo di fare tramite gli ingredienti, tramite le ricette, con l'estro, con la creatività, e anche raccontare di quello che siamo, e lo possiamo fare in un modo solo, utilizzando ingredienti del territorio o della nostra storia personale, magari bravissimo, un evento che coincida con il territorio dove si opera. Ma quando te conosci la materia prima, ci hai a che fare tutti i giorni, hai fatto già le tue prove, gli assemblaggi, come si dice, hai potuto appurare le caratteristiche organolettiche, i vari tipi di cottura, e a quel punto entra l'ingegno, entra la fantasia, entra la creatività. Volevo sottolineare questo. Purea di limone. Come si fa? Limone e sale, come per salare un pezzo di carne, cotto in forno fino a che il limone non diventa morbido. Ma quante volte avete sentito parlare del purè di limone voi a casa? Fatemi un esempio di coscienza. E per poi me è la prima volta. Cioè, Bob addirittura ha fatto un'espressione, come dire, la prima volta. Pensare che lui lavora anche per tanti programmi televisivi Rai, ma il purè di limone non l'avevi mai sentito. Vedi Luca, stai sorprendendo. Andiamo ad aggiungere il cavolo nero, che è giusto sbianchito e freddato in acqua e ghiaccio. Bene. Quindi abbiamo recuperato tutti gli scarti della trota, l'abbiamo fatti sbriciolare in un tegamino. Abbiamo bagnato con la purea di limone, aggiungiamo del brodo e portiamo a cottura il cavolo nero. Una puntina di sale. Il cavolo nero con la trota, guardate che roba, e il purè di limone. Una zuppa, no? Una piccola zuppa. Benissimo. Ok. Poi fagioli e schiaccioni di pietrasanta, probabilmente. Attenzione, non hanno bisogno di il fagiolo schiaccione, no, attenzione. È un fagiolo bianco, con aspetta, una buccia molto aspetta. Fine. Vedete? Questi sono giusto bolliti, come poteva fare la mia mamma a casa, con aglio e rosmarino. Attenzione, non li confondete con i cannellini, hanno la stessa forma, ma sia il sapore soprattutto e la bucce estremamente sottili conferiscono a questo fagiolo un pregio assoluto, vero? Assolutamente sì. Quindi il cavolo lo facciamo continuare a cuocere e andiamo a arrostire la trota. Bene. La purea, sono semplicemente fagioli. Facciamo vedere però. Frullati, aspetta, sostituiamo l'inquadratura del fagiolo, sì, con la purea di fagioli stessi, dello schiaccione, e ricordaci come l'hai realizzata. Sono fagioli giusto cotti, giusto bolliti con rosmarino e l'aglio, frullati con un po' dell'acqua di cottura e dell'olio a crudo. Benissimo. Ecco. Allora, vediamo se siamo riusciti a realizzare tutti i vari passaggi, i vari step, i vari elementi che poi serviranno per l'assemblaggio del piatto finale, vero? Sì. Bene, e adesso ecco qua, inseriamo che cosa? La trota su un pezzettino di carta per non farla attaccare e farla incrostantire bene. Dalla parte pelle. Della pelle? Andiamo a salare leggermente. Qui abbiamo il nostro stracotto di cavolo e trota. Come evaporata l'acqua, andremo a impiattare. Ok, intanto la cottura viene dalla parte della pelle. Sì. Questo per non, evidentemente, tra virgolette, rovinare nella cottura il tessuto interno, mi sembra. Sì, voglio la parte più importante della cottura viene dalla pelle per incroccantirla, dopodiché la giriamo, però insomma, dalla parte della polpa dove non c'è deve più la lisca, scottatura, ecco. Una scottatura. Benissimo, ok. Allora,
piatto di portata ce l'abbiamo, che è abbastanza, adesso andiamo a recuperarlo. Intanto voglio ricordare per i nostri amici che volessero partecipare, e mi rivolgo ovviamente ai ristoratori in ascolto, se ancora non siete iscritti a Vetrina Toscana potete farlo contattando questo sito www.vetrina.toscana.it. Vetrina Toscana è un'iniziativa di Union Camere in collaborazione con la Regione Toscana, che ormai si perde nella notte dei tempi perché ormai da tanti anni, e che coinvolge praticamente ristoratori e titolari di botteghe. Qual è la filosofia di Vetrina Toscana? Quella di utilizzare i prodotti a territorio a chilometro zero, e di prodotti in Toscana ne abbiamo veramente tantissimi e di grandi livelli ed eccellenze. Ok, allora ecco qua, questo l'abbiamo fatto, il piatto di portata è pronto, possiamo posizionarlo in questa posizione, così creiamo il piatto proprio con una bella inquadratura a favore di Bob. Ok, gli elementi ci sono e quindi possiamo dare inizio all'impiattamento. Al piattamento, vai. Allora si inizia con... Troppo lontano, non ci arrivo. Ah, non ci arrivi? Allora mettiamo... Sì. Vai. Andiamo a mettere nel mezzo del centro del piatto la purea di fagiolo. Fagiolo schiaccione, ricordiamolo, della Versilia. Andiamo a realizzare la dimora. Ah, proprio fai una specie di piatto, di nido, vai, diciamo così, sul quale farai poi poggiare. Ecco dove sta l'arte in cucina, fra le tante cose. Ecco qua, ora adesso prendi un cucchiaio nel quale troviamo il cavolo, troviamo i pezzettini di trota della garfagnana, trota fario, è bene precisarlo, che è stata passata e aromatizzata in padella, ricordiamo con che cosa? Olio d'oliva. Olio d'oliva, ma poi c'era la purea limone. Olio d'oliva. La purea limone è dentro l'interno del cavolo. Esatto, sì, appunto, okay, che è molto importante, cioè perché dava un sapore anche sgrezza, no? Anche se vogliamo. Qualche fagiolino proprio in posizione. Bene. Ok. Quindi abbiamo dei pezzettini di trota all'interno di questo nido, completato chiaramente dal cavolo. E poi arriva il trancio, invece che è passato in padella, il trancio di trota. Come hai visto, no? Una volta che ho rostito bene la parte della pelle, l'ho levata dal fuoco e portata a cottura nella parte inferiore con la calore discendente. Deve essere una veloce cottura la parte inferiore. Ecco qua, bellissimo. Questo. E lo completiamo con? Queste sono delle foglie di cavolo grigliato, per ricordare il profumo della brace, e poi essiccato. Bellissimo, olio extravergine. La manualità, la fantasia, la creatività, la conoscenza dei prodotti, la tecnica, questi sono alcuni degli ingredienti fondamentali di Luca Landi. Titolo del piatto, ingredienti, vai. Ed è una trota arrostita della Garfagnana, cavolo nero e fagioli, più toscano di così. Benissimo, prendiamo il piatto e andiamo dai ripieni. Ed eccoci qua, è il momento dell'assaggio di questo piatto suntuoso, dove veramente c'è la storia del territorio della Garfagnana, della provincia di Lucca, della trota fario. Allora, ricordiamo il titolo. È una trota arrostita con un ragù di cavolo nero e una purea di fagioli di Pietrasanta. Compito dell'assaggio spetta Irene Arquini, giornalista del Tirreno. Allora, intanto una piccola analisi cromatica. Il verde, la speranza, il futuro. E Luca Landi rappresenta tutto questo. Il bianco che esalta questa, mi viene in mente, croccantezza, perché già lo vedo dall'occhio, allo sguardo della pelle della trota, e poi appunto questo verde che è speranza, un messaggio positivo per il futuro. Vai all'assaggio, intanto presento Sara Santucci, che rappresenta come PR Public Relations un'azienda molto prestigiosa che si chiama Le Vigne del Grillo. Le Vigne del Grillo si trova in località Pieve di Camaiore, è una vigna presente sul territorio dal 2012, è stata recuperata, in pieno regime va in produzione su 12.000 bottiglie all'anno.
qui oggi vi ho portato un bianco. Il nostro bianco è un bianco secco, è un vermentino di colore giallo paglierino con una tendenza al verde. Fa una pressatura di 15 giorni molto soffice per poi andare ad invecchiare per 6 mesi in acciaio. Un sentore molto fruttato, di fiori bianchi quasi direi, e lascio anche la parola alla nostra giornalista. Esatto, bravissima Sara. Allora, assaggiamo il vino e sentiamo il parere ovviamente di Irene e soprattutto anche dell'abbinamento, se è un abbinamento, come si dice, azzeccato, giusto, un vino, eh? L'abbinamento ci sta, probabilmente anche qualcosina di più ci sarebbe stato, perché la trota è un pesce forte di carattere, e il piatto a mio giudizio è, definiamolo così, un inno alla gioia, una dichiarazione d'amore alla lucchesia. Il fagiolo schiaccione è tipico del Pietrasantino, quindi la Versilia, il mare, con questa buccia molto tenue, delicatissimo, che si sposa bene con la trota, che in realtà è un pesce di fiume della Garfagnana, la montagna della Lucchesia, e poi il cavolo nero, vabbè, la toscanità. Quindi brindiamo a questo matrimonio Garfagnana e Versilia, che è stato letteralmente officiato dal qui presente Luca Landi. Appuntamento a domani alla stessa ora.